Ciao e benvenuto nel nostro canale tutorial. Io sono Emma e oggi ti mostrerò come associare il tuo ricevitore al cronotermostato, che poi ti servirà per programmare il funzionamento del tuo nuovo radiatore Anthrax. Prima di iniziare, ti ricordo di verificare che il tuo radiatore sia stato installato lontano da fonti d'acqua e che sia stato rispettato lo schema di corretta installazione del radiatore elettrico, consultabile nel nostro sito internet www.anthrax.it all'interno della sezione download. Bene, ora siamo pronti per cominciare. Per prima cosa, assicuratevi che il ricevitore sia stato correttamente collegato sia all'impianto elettrico che al nuovo radiatore Anthrax. Ora, se non l'hai già fatto, inserisci le batterie all'interno del cronotermostato, seguendo i simboli più e meno indicati sul retro. Prendi ora una matita o un altro oggetto appuntito e premi il pulsante che trovi sul ricevitore. Tienilo premuto finché non si accende la luce LED rossa. Adesso ripremi lo stesso pulsante per altri 5 secondi e attendi che la stessa luce inizi a lampeggiare. Ora che la luce LED lampeggia, prendi il cronotermostato e premi il pulsante SET per circa 3 secondi, fintanto che non vedrai apparire sullo schermo la scritta MEMO. Conferma ora l'operazione appena effettuata premendo il tasto OK INFO. Se hai eseguito tutto correttamente, vedrai brevemente apparire il simbolo associazione sullo schermo e la luce del ricevitore passerà da lampeggiante a fissa. Complimenti! Hai correttamente associato i due dispositivi e ora puoi iniziare a programmare il funzionamento del tuo nuovo termoarredo Anthrax. Ti ricordiamo che se hai bisogno di ulteriori chiarimenti puoi contattare il nostro servizio tecnico chiamando lo 0423 71 74 oppure scrivendo una mail all'indirizzo service@anthrax.it. Ciao e ci vediamo al prossimo tutorial!